Ed eccoci arrivati allo sport con la pallavolo e la grande attesa per gara 1 della finale scudetto fra Perugia e Monza. Si gioca alle 20:30 al Pala Barton, dove c'è per noi in diretta Luca Pisinicca. Luca, buonasera, a te la linea. Sì Riccardo, buonasera dal Pala Barton. Come prima cosa vogliamo mostrarvi il trofeo che alzerà la squadra vincitrice di questa finale scudetto, e poi alle mie spalle le due squadre, Perugia e Monza, che da poco hanno fatto il loro ingresso sul campo per l'abituale riscaldamento prepartita. L'aria che si percepisce qui al Pala Barton quando mancano una quarantina di minuti al fischio inizio di gara 1 è a dir poco elettrica. Pala Sport previsto sold out, ma un'intera città e tutto il movimento sportivo regionale si stringe infatti intorno al Sir Susa Vim, provando a trascinarla alla conquista del secondo scudetto della sua storia dopo quello della stagione 2017-18. L'avversario dei Black Devils in una finale inedita non è Trento, ma a sorpresa e dopo una rimonta strepitosa è appunto Monza, che si gioca la sua terza finale stagionale dopo quella di Coppa Italia e di Challenge Cup. Dei temi di questa sfida li vogliamo trattare con un grande della pallavolo italiano come Fabio Vullo, oggi anche commentatore per Rai Sport. Fabio, ma sarà una finale equilibrata secondo te? Ma assolutamente, io credo che Monza non venga qui a svernare, ma credo che venga qua consapevole dei propri mezzi e proverà con ogni forza a sua disposizione a portare a casa la partita, quindi sicuramente una partita equilibrata. Ecco, Monza ha avuto meno tempo per riposarsi, Perugia ha qualcosa in più avendo vinto in quattro gare contro Milano. Monza è arrivata un po' con il fiato corto, questo aspetto potrà giocare un ruolo? Ma onestamente non credo, credo che l'adrenalina in circolo sarà tanta e tale da sopperire anche a un po' di stanchezza fisica che potrebbe affiorare nei giocatori di Monza. Io credo che sarà una partita equilibrata perché sono due squadre che hanno fatto un grande salto di qualità durante la stagione. Perugia è diventata una squadra assolutamente matura e Monza ha iniziato a credere molto nei propri mezzi. E noi alla vigilia abbiamo ascoltato il coach bianconero Angelo Lorenzetti, sentiamo cosa ci ha detto. Una finale comunque vada ne esce migliorato e quindi l'attendo con trepidazione, speriamo insomma di essere degni protagonisti. Ecco, quel comunque vada che i tifosi non vogliono sentire, coach. Però anche i tifosi sono sportivi e nello sport c'è un percorso per provare a vincere, ma alla fine di quel percorso ci può essere o la vittoria o la sconfitta. All'inizio del percorso c'è solo la promessa di impegnarsi a lavorare per vincere, questo sì, ma non ci può essere garanzia e questo è il bello dello sport. Come dico sempre, insomma, i playoff sono diversi perché le parole del dopo partita rimangono dentro la serie e quindi indipendentemente da come finirà gara 1 le parole devono essere quelle giuste, ma non devono danneggiare gara 2. Ecco. Coach Lorenzetti particolarmente cauto come abbiamo sentito. Fabio, quanto potrà influire invece il discorso fattore campo? Se Perugia avesse affrontato Trento avrebbe dovuto giocare a sfavore, invece parte in casa e potrebbe eventualmente chiudere in casa. Ma credo onestamente che il fattore campo sia relativo, nel senso che sono squadre ormai mature e capaci di giocare la loro miglior pallavolo anche in campo avverso. È certo che se Perugia riuscirà a giocare la sua pallavolo, vincere con questo pubblico non sarà facile per Monza. Grazie davvero a Fabio Vullo. Ricordiamo che il fischio inizio è fissato per le 20:30, c'è la diretta su Rai Sport per seguire il match dal Pala Barton con la collaborazione tecnica di Francesco Fiocchi. È tutto, linea che può tornare allo studio.